Pronto? Lentos? No, spiacente, siamo chiusi. No, è un ricevimento privato. Mi scusi. Proprio non posso accontentarla. Allora, le stavo dicendo, oggi è chiuso, ma domani è aperto. Le posso prenotare un bel tavolo fin da adesso, se vuoi io... Mi scusi un attimo. Ehi, stronzo, ma non ci senti? Siamo chiusi, ok? Non dire parolacce, maleducato. Allora è tutto a posto, l'aspettiamo. Sei incredibile. Cosa sei venuto a fare qui, eh? Tu adesso gira i tacchi e sparisci, che ti conviene. Se ha bisogno di noi, non telefoni, non scrivi, ma quel che è peggio ti fai anche negare. E vedi, io... Mi scusi, signore, mi dispiace, non so come... Scusi, senatore. Senti, apri bene le orecchie. Adesso tu porti quel tuo bel codino e quella collalina da frocio fuori di qui, ok? Forza. Dov'ero rimasto? Senatore, come avrà notato, una questione urgente richiede la mia attenzione. Grazie, molto gentile. Jack Cole. Ah, quanto tempo è passato, Jack. Questo è il tuo nome adesso, giusto? Al momento. Gradisci un boccone? Qui cucinano divinamente, il servizio lascia un po' a desiderare. Senti, lascia stare le stronzate, ho bisogno di una consulenza. Non mi dire che c'è un problema che non puoi risolvere da solo. Riguarda i morti crocifissi, avrai letto i giornali. Certo, so tutto. Una cosa orrenda. Mi dispiace per Ellen. Una donna meravigliosa. Insomma, gli ultimi due omicidi erano opera di un professionista. Non del solito assassino, e ho la strana sensazione che tu potresti sapere di chi si tratta. Oh, lasciami indovinare. Hanno scoperto il tuo turbinoso passato e ora sospettano di te. Non esattamente. Non hanno ancora, insomma, il quadro completo per ora, ma io so che tu ce l'hai. E sono sicuro che puoi immaginare cosa sono capace di farti se messo alle strette. Oh, sì. Alla perfezione. Che genere di suggerimenti vorresti? Non so, questo tipo mi dà l'impressione di essere un indipendente. Porta a termine i contratti comportandosi come il maniaco. Uccide con una calibro 22. Infierisce sulle vittime dopo la morte ricalcando il rituale alla lettera. E inoltre non lascia nessuna traccia. Terrò occhi e orecchie ben aperti, non temere. A essere sinceri non mi sembra abbastanza. Jack, lo sai che ci sono altri problemi. Al momento sono occupato a testimoniare di fronte al congresso. Stanno diventando un po' nervosi su come reperiamo il grosso dei nostri fondi. Ma poiché si tratta di te, farò certamente del mio meglio. In nome dei vecchi tempi. È stato un piacere, amico mio. Anche per me. Se ci provi solo un'altra volta, io ti uccido. E tutte le mossette e le tue merdose polverine cinesi del cazzo non ti serviranno a niente. Fossi in te non disprezzerei le pozioni cinesi. Ad esempio, ne ho qui in tasca una che è in grado di farti sparire il bernoccolo che hai sulla fronte. Che bernoccolo? Questo! Se trovo la multa, mi incazzo. Pronto, Lentos? No, non è il caso. È chiuso per restauri, direi per... 2 mesetti. Sì, e di che?